Bentornati all'ultima parte di Tiro Incrociato verso le elezioni. Siamo già in campagna, ci siamo già Musso in campagna elettorale. Direi di sì, anche se è una strana campagna elettorale in cui non si capisce quasi ancora chi sono i candidati, chi sono i partiti. Lei non è già candidato con Fermare il declino di Oscar Giannino? No, in realtà Fermare il declino è l'unica formazione, non credo che sia un successo da parte mia, ma è l'unica formazione al momento che ha dichiarato di gradire una mia candidatura. Ma mi è stato detto che è stata già votata una sua candidatura o no? Sbagliato. Hanno espresso un gradimento, credo che l'abbiano fatto solo nei confronti di due o tre parlamentari uscenti, tutti gli altri metto che non li vogliono. Non sono politici, certo. E lei quindi che fa? Si candida con loro? A parte che forse Giannino dovrebbe fare le primarie se c'è il tempo tecnico, una sorta di primarie interne. Questo sarebbe molto giusto. Credo che anche, cioè, poi la mia situazione personale obiettivamente è irrilevante, però devo dire che anche per il fatto di avere dovuto, nel mandato che si conclude, come dire, essere nominato da un partito dal quale poi ho dissentito molto sul non rispetto del programma e degli impegni assunti con gli elettori, al punto da dover a un certo momento distaccarmene. Sarebbe stato meglio dare dimissioni da parlamentare, perché se uno dissente bisogna andarsene al Parlamento, perché dice: io ti ho nominato, e non sono d'accordo con te, me ne vado. Questo sarebbe stato allora, più dignitoso. Prego, Musso, risponda pure. Se posso rispondere, ho già risposto molte volte, ma il punto è che l'oggetto del contendere su cui io ho lasciato il PDL è stato il mancato rispetto del programma e degli impegni assunti con gli elettori. Quindi io e tanti altri, che parlano soltanto adesso perché non hanno avuto il coraggio di parlare due o tre anni fa, siamo i traditi e non i traditori. E tra i traditi ci sono anche gli elettori che non a caso per due terzi hanno abbandonato il Popolo della Libertà, perché loro, gli elettori, erano persone per bene che speravano che quella rivoluzione liberale si sarebbe poi fatta. Invece abbiamo visto ogni genere di schifezze fatte non dagli elettori ma dagli eletti, che se ne sono fregati degli impegni assunti, e a questo punto hanno costretto qualcuno prima, perché più coraggioso, più incosciente come ero io, e qualcun altro adesso, con la dissoluzione generale, come fanno tanti altri, ad abbandonare questo progetto che è stato fallimentare. È stato fallimentare perché si sono presi degli impegni assunti, si sono assunti gli impegni con gli elettori e poi non si sono rispettati. Abbiamo visto 4 anni di malgoverno, di schifezze, di puttanate, di scandali di ogni genere, e rispetto a questi io ho osato dire di no quando era difficile dire di no, quando Berlusconi era Presidente del Consiglio, quando arrivavano gli scilipoti e tutti gli altri per ingrossare le fila di quella maggioranza perché potesse continuare a fare le schifezze che stava facendo. E adesso, quindi, se vogliamo parlare invece degli elettori che sono stati truffati da questo progetto, allora oggi questi elettori si rivolgeranno probabilmente a qualcun altro. Forse anche perché Berlusconi è stato abbandonato da un po' troppa gente, non è riuscito a fare il suo programma di governo, perché se gente come lei, senatore, o come Fini, non se ne fossero andate, probabilmente quel programma di governo Berlusconi l'avrebbe portato a termine e avrebbe avuto il rispetto del patto con gli elettori. Ma no, non faccia ridere, io me ne sono andato da solo. Non faccio mai ridere, nessuna convenienza ad andarmene. Ho sostanzialmente con quello concluso la mia carriera politica. Sono andato via da solo, non ho impedito certo a Berlusconi di fare alcunché, e se vuol saperlo, nell'ultimo colloquio che abbiamo avuto, correva il novembre del 2010, gli ho detto: stai attento, perché se non fai alcune cose che hai continuato a non fare, forse di qui all'estate prossima l'economia ti farà cadere. Non è successo in estate, è successo 2 mesi dopo. Risponda a me velocemente, al di là del parere positivo che il movimento